Eccoci qua, e allora come stai? Ma come sto? Io se senti rumori strani sono allo studio, quindi Ah diciamo sì. sto bene fortunatamente. Ma poi diciamo, ma com'è sto tuo studio? All'aperto, al chiuso? Mi sembra che sia all'aperto, no? No, Sento. sono all'aperto. No, ma come posto è bello? Cioè io per fare quel che faccio mi trovo bene. Sei l'unico artista che ha lo studio all'aperto. Io ne ho visitati tanti di Ah sì? studi di artisti, sì. Io ho visitato tanti studi di artisti. Infatti, se ti ricordi, non so se ti avevo fatto vedere quando sei venuto a Vercelli, ti avevo fatto vedere anche in una parte del meeting che c'erano le foto di tutti gli artisti, per cui ho messo anche la tua. Ah, sì, no, il muro me lo ricordo, il muro di artisti e tutto il resto. Esatto, dove lì c'è anche la tua foto e tutti quegli artisti lì ho visitato i loro studi, ma non ho mai visitato uno studio all'aperto. Invece Ho al mio non visitato ci siamo venuti. piccoli, grandi, no, all'aperto lì ancora no, non sono Ma venuto. sai, Ho visitato piccoli, grandi, ma all'aperto così, in mezzo alla natura, mai. No, ma per l'arte rituale è il suo, diciamo, toccasana. Per l'ansia, molti dicono mi garberebbe lavorare nel bosco, non è che sia per l'ansia la cosa, perché probabilmente non conoscano il che vuol dire. Cioè, qui lavori con un occhio su quello che stai facendo e un occhio sul che ti gira intorno, perché qui c'è il fiume, quindi c'è tutti gli animali che stanno nelle zone acquatiche, però ci sono poi gli uccelli, sono sotto tre pioppi che saranno alti più di 20 metri, sicché quando tira vento bisogna stare attento che non caschi nulla, insomma, come però per il tipo d'arte che faccio io è fondamentale, perché tu sei allo stremo, Fondamentale. tutto, eh sì, perché hai gli eventi atmosferici agli estremi e quindi insomma è tutta una cosa. Poi nel documentario racconto tutto, quando finalmente sarà finito e niente. Senti, te come stai Ma invece? ci sono altri artisti che hanno studio all'aperto oppure no? Tu lo Ma non sai? so che dirti. Non lo so. Secondo me no, secondo me Io conosco un ragazzo che però lui fa arte rituale solo strettamente al suo territorio, pronuncia dovrebbe si dovrebbe chiamare Traor o qualcosa di simile, che è in Africa, e lui effettivamente è in una zona anche lui all'aperto, cioè come me c'ha questa specie di piccola capanna dove lavora, anch'io ce l'ho uguale, e dove fra parentesi mi ci piove anche, quindi c'ho i secchi proprio nella vecchia, come proprio nella vecchia tradizione, perché tutte le volte cerco di coprire con qualche cosa al tetto, ma ci piove, e quindi lui ce l'ha, però lui fa arte africana rituale, di quella di proprio tramandata dai parenti e dal villaggio, quindi lui anche lui quello spazio lì è fondamentale, perché comunque lo Sì. spazio all'aperto per certi tipi di lavori è visto. Qui io, essendo all'aperto, c'ho appunto l'asilo del fuoco, c'ho il santuario dell'acqua, c'ho un po' tutto, quindi Santuario dell'acqua perché vicino c'è il fiume. il santuario dell'acqua perché ci vengono fatti, tra virgolette, i riti d'acqua, nell'asilo del fuoco, quelli del fuoco. Il fiume è molto vicino. Thank you.
il paradosso, no? Che vivo tutti i giorni e che sono al limite tra l'area un po' più naturale, dove c'è il bosco, gli animali, le piante, e poi dopo un po' attacca subito le ditte. È anche comodo perché trovo tutti i tipi di materiale che mi servono, sia da quello vegetale, no? Come legno e roba varia, come anche scarti di. Capito? L'anello di fidanzamento dopo 20 anni alla mia moglie a Natale l'ho fatto con una barretta che mi hanno regalato. 20 anni, sei stato bravissimo a 20 anni, è stata brava lei. No, insomma, sai, far andare avanti anche la vita di coppia è un'arte anche quella. Senti, ma tu come stai? Ma io come sto? Sì, siamo a casa, non voglio parlare del Covid-19 perché sennò qui ogni giorno sentono parlare Sì, solo di quello, infatti. quindi così almeno noi lo evitiamo, facciamo finta che non ci sia neanche. E No, ma quindi guarda, almeno è un po' la sensazione che hanno tutti ora, perché a quanto leggo dai social hanno tutti voglia di ripartenza. sì, ma sicuramente adesso ripartiremo alla grande, anche l'arte ripartirà, Infatti, alla la domanda grande. che si fanno è come ripartirà l'arte? Ma allora, intanto adesso dovrebbero riaprire anche i musei. Ecco, Ho sui musei sentito c'ho che una da. domanda. Ecco, allora sui musei c'ho una domanda piuttosto. Cioè, polemica, se me la polemica, se me la permetti. Dimmi, dimmi. Leggevo proprio stamattina che un mio amico ha condiviso un articolo dove dicevano che questa costrizione a casa, chiamiamola così, ha spinto i musei a digitalizzarsi ancora di più e a rendere possibili le visite guidate, interattive e tutto il resto, no? Fino ad arrivare alle isole Faroe, scusate la Sì, che pronuncia. non si è mai capito bene dov'è che sono. Sì, fra l'Islanda, da qualche parte lassù fra Da qualche l'Islanda, parte lassù. sì, qualcuno parte lassù, che io ci giocavo sempre con quelle isole lì quando c'era World Cup FIFA su Sì, PlayStation. anch'io, No, perché perché poi erano bellissime. era sempre la prima squadra da affrontare, poi. Esatto, erano bellissime, c'era Lei sempre di mezzo. Esatto, e l'Oman. era sempre nel mezzo in quel videogioco. Comunque, tralasciando i nostri trascorsi, no, e loro addirittura hanno fatto un'interattività anche grazie alle guide locali che le potevi guidare da casa e loro ti portano in giro a vedere proprio come se tu fossi lì presente con una telecamera addosso il paesaggio. Ora però, e tutti si stanno domandando, ho letto che a seguito di questo, della digitalizzazione e tutto il resto, stanno pensando che il futuro dell'arte siano le mostre virtuali, siano le visite a musei virtuali, tutto il resto. Ma non trovi che sia un po' poi alla fine distruttiva sotto l'aspetto del coinvolgimento con l'opera d'arte? Cioè, non ne senti l'odore? Perché comunque le opere d'arte hanno il loro odore, sia delle tecniche che usi. Sì, ma poi a parte l'odore non c'è l'atmosfera, che comunque vivi davanti a un'opera dal vivo, perché se tanto tu fai anche una visita guidata interattiva, però la televisione o il telefonino o il computer che ti vendono poi anche tutto piatto. E quindi è anche questo, secondo me internet da un certo punto di vista non ha portato dei giovamenti. Ai musei, all'arte, a queste cose qua. Adesso, in questo periodo qui, hanno fatto queste visite guidate in cui tu ti colleghi e guardi quello che c'è all'interno del museo, delle mostre. Tutto bello perché dovevamo stare a casa, questo non c'è dubbio. Però un conto è vederlo dal vivo, un conto è vederlo in modo piatto, perché comunque dal vivo tu ti rendi conto anche su alcune opere di quello che può essere la profondità. E la tecnica, il Esatto, tipo di perdi pittura, tanto. anche per esempio su tante opere in cui tu puoi interagire direttamente, no? Lo puoi fare solamente se le vedi dal vivo. So, prendi ad esempio le opere optical. Esatto. Le opere optical, se tu non le vedi dal vivo e quindi non ti muovi davanti all'opera, non riesci comunque sia a vedere quello che è l'interattività, ad agire direttamente con l'opera, ma non solo con quelle, anche con opere del 600, con dei ritratti del 700, in cui a volte tu fissi gli occhi del soggetto, tu ti sposti e sembra che gli occhi ti seguano.
che è offerta da YouTube, quindi ecco. Non sappiamo cosa trasmettiamo. Sei tu il DJ in questo caso, su Radio Onda le sono io il DJ, qui sei tu e quindi insomma sì, ci rimettiamo nelle tue mani. Tendi sempre a tagliarmi tutte le proposte musicali che ti... No, praticamente le abbiamo tagliate tutte fino adesso. A parte le pillole, poi tutto il resto. A Colla sì. L'hai fatto fare tutte le proposte che voleva, invece a me l'hai... Ma perché lì è una questione economica, secondo me. Ah, ho capito. Anche la musica in questo periodo è stata molto importante, come interazione anche con l'esterno e tutto il resto. Sì, è vero, assolutamente. È stata fondamentale. Ora, l'unica cosa che mi ha colpito male, queste persone che fanno arte, ma è arte a 360 gradi, pittura, scultura, stessa musica, ma anche cose un po' più particolari, di fatto a mano, eccetera, eccetera, ha portato sempre un po' più verso l'irrigidimento a voler essere attori, no? E mai informarsi. Cioè a me ha fatto un po' rimanere male il fatto che abbia raccolto domande per giovani artisti e non abbia avuto risposta io. A parte la classica domanda, ave successo, no? Come si fa a diventare famosi? Ma secondo me lì, cioè fondamentale è una domanda che secondo me non esiste, nel senso che bisognerebbe vedere e definire il che vuol dire essere famosi o aver successo. Sì, è un po' come quando me mi chiedono ma cosa bisogna fare per diventare collezionisti. Ah, ecco, questo non la sapevo, ecco. E io gli rispondo, bisogna iniziare a comprare i quadri. O le sculture, perché giustamente bisogna iniziare a comprare, a spendere, oppure a volte mi chiedono ma come posso fare ad aggiudicarmi il lotto, e dico guardi, tenga sempre la mano alzata. Fino a quando non sente battere il martello, quando sente battere il martello le mette giù una mano. Perché lei l'ha vinta. No, ma perché sono domande chiaramente che non... Se non sei dentro nell'ambiente, esatto, ecco, infatti no? come quando sei davanti a un quadro di Fontana, quante volte senti dire questo lo sapevo. Questo fare. Lo sapevo fa anch'io. Tanti artisti hanno raggiunto poi in età avanzata il loro massimo, la loro massima espressione. Sì, no, ma quello è vero, ma io non è neanche tanto un discorso di espressione, è un tanto secondo me, cioè io quello che non capisco è un discorso di comunicazione. Io ho fatto girare questa cosa sui social, non ha avuto risposte, se no sono rimasto perplesso, perché oggi sono tutti più a seguire chi li insegna a fare marketing che non una vera e propria cultura dell'arte, cioè nel senso alla nostra età, 20 anni fa, ci si informava, andava in giro. Sì, ma oggi è proprio la società così. L'altra sera io ho visto una bella documentario o trasmissione, chiamala un po' come vuoi, su Sky Arte, che era proprio che parlava del mercato dell'arte, parlava delle case d'aste, parlava dei musei, parlava soprattutto anche dei giovani artisti, come fanno poi a diventare più importanti e dove cosa devono fare, no? A chi affidarsi e via dicendo. E praticamente in tanti ormai convenivano che la maggiore soddisfazione per un collezionista non è più tanto quello di appendersi il quadro in casa, ma è sì magari di appenderlo, ma vedere che cresce economicamente. Sì, che è un po' la cosa che ha un po' destabilizzato il mercato da quando è proprio mercato, cioè che è di una cosa che ha un po' distrutto quello che era un po' la vena artistica, perché in effetti non è più fare arte. Esatto, infatti perché c'era un gallerista che diceva non interessa quanto viene venduto, dice, perché di sapere quanto viene venduto non vuol dire fare arte. E certo, bisogna dire che lì Andy Warhol non è stato, insomma, non è che ha aiutato tanto da quel punto di vista. Te lo stavo per dire, il problema è che abbiamo avuto la rottura, secondo me, netta negli anni 80, quando lui ha inventato il mercato dell'arte. Stavo dicendo perché pensavo a Michelangelo, cioè, allora, anche qui bisognerebbe sfondare, allora, appurato che bisogna sfondare.
Bisogna anche sfatare però un mito, perché nel mondo dell'arte ce n'è diversi di miti da sfatare, no? L'artista sofferto, l'artista esatto, ecco. Maledetto, ma perché? Ma, cioè, ma cosa dici? Non è che uno deve soffrire, ma dove sta scritto che l'artista ecco deve soffrire e queste cose qua? Ma l'artista, cioè, l'arte è anche gioia, non è mica solo sofferenza. Appunto, è quello che ti volevo dire io, ma cioè, alla fine c'è cioè, questa visione romantica, no, dell'artista che deve stare lì a morire solo e povero, ma sì, alla sì, fine sì. Se te guardi la storia dell'arte fino all'avvento del mercato, che appunto con Warhol potremmo sì quasi definire quel punto lì, prima gli artisti erano sovvenzionati per realizzare delle opere comunicative, sì, pensa sì, alle certo opere di Michelangelo con la religione e tutto il resto. Certo, la Chiesa innanzitutto. E la Chiesa innanzitutto, e quindi era proprio un lavoratore che era un artista perché conosceva proporzioni, ci metteva delle idee, ci metteva... Era l'artigiano della pittura o della scultura. Esatto, poi beh, quindi Modigliani è morto in povertà assoluta, tra l'altro vabbè, anche le sue opere erano in pochissimi che le acquistavano . Poi il genio poi è stato capito dopo come... spesso e volentieri è successo, adesso succede meno perché comunque insomma gli artisti validi oggi vengono riconosciuti anche da vivi, sì. Anche lì ormai bisogna sfatare sta quel, cosa. Quell'altro mito, sfatare e sfondare anche quest'altro mito. Sfatare e sfondare, che l'artista deve morire, quindi fai tutti gli scongiuri del caso. Sì, sì, no, io do una strizzata. E poi ultimamente, cioè, tanti artisti che magari in vita andavano forte, a livello economico io parlo, sempre sì, a livello di mercato, poi una volta scomparsi, boh, si sentono. Sono dimenticati perché è finita la produzione, perché chi doveva comprarlo l'ha comprato e è finito tutto. Ma infatti, allora ribadisco che non è una critica verso gli artisti e tutto il resto, cioè quello che stiamo, la discussione che stiamo facendo certo, è relativa certo alla comunicazione che abbiamo oggi. È un dato oggi, di fatto comunque, un dato di fatto di oggi, sì, è un dato di fatto di oggi infatti, che stiamo vivendo. Se te ti ricordi bene, perché ora è qualche anno che noi ci conosciamo, quando arrivò la crisi economica ci furono sì degli artisti che tentarono cambiando genere, cioè tentarono di sopravvivere cambiando genere, cercando di studiare altre vie alternative, anche proprio di studio della pittura, della scultura e tutto il resto. La scelta che feci io fu quella di abbinare al mio stile, insomma a quello che facevo, anche degli scritti, degli articoli, poi anche sono diventati libri e tutto il resto, per cercare di affiancarli anche una base culturale, no? Perché poi alla certo fine
pensavo, famoso artista a 360 gradi. Ho voluto una strada un po' più lunga, però è stata un po' più solida. E quindi sono contento oggi, capito? Però... Beh, ma d'altronde secondo me anche le cose, le soddisfazioni o gli obiettivi che si raggiungono con un po' di fatica sono anche più apprezzati, perché altrimenti se raggiungi tutti i risultati che come tanti oggi vorrebbero in qualsiasi ambito, tutto subito, ed è lì che poi ritorna il discorso di internet, che secondo me alla lunga sono più i danni che tutto il resto, perché internet ti dà tutto subito. Sì, quindi, ti dà tutto subito, ma ti leva anche tutto subito. Cioè, tu pensa solamente, quando ti viene in mente qualcosa, no? Una volta cosa facevi? Stavi lì, ti scervellavi, sentivi qualcuno, dici, ma ti... Oggi scrivi su internet e il tuo cervello ha già smesso di lavorare. Sì, sì. Poi non c'è più neanche il gusto, no? Cioè, il viaggio, prendere e partire, che ne so, per andare a Parigi a vedere il Louvre, per andare al MoMA di New York, il viaggio, cioè se invece adesso te le puoi fare tranquillamente da casa e... Ora, questo lo comprendo meno io, perché il gusto del viaggio, come ben sai, non ce l'ho mai avuto io. Ma neanch'io, sai, impazzisco tanto per i viaggi, perché sono abbastanza anch'io un pantofolaio. Sì, capito, bisogna appunto... Però quando c'è qualcosa che mi piace, insomma, mi muovo, No, ma allora, muovermi ogni tanto lo faccio anch'io una volta ogni tanto, perché sono arrivato anche a Vercelli, quindi insomma... Mi ricordo. Ogni tanto lo faccio. Però ecco, non è che ci sono appassionato, però il discorso che fai te è vero ed è giusto, cioè trasporre, andrà bene come parola, insomma comunque lo spostare tutto sul cellulare o sullo smartphone dà sì che si perdano tante 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 cose. Soprattutto l'atmosfera, soprattutto, sì. Anche adesso io ho fatto diverse conferenze da casa, con il telefonino, tutti collegati. Mamma mia, che brutto, non mi piace proprio. No, sì. Ci credo. Almeno questo parla di sfondamenti. Cioè, almeno questi poi sfondamenti. Di gaffe ne vuoi quante tu ne vuoi. Sì. Con Fabrizio, che tu conosci bene, Fabrizio Guerrini. Sì. Quando noi ci incontriamo o facciamo qualche cosa insieme, non ci prepariamo mai niente prima, viene sempre fuori tutto molto, molto spontaneo. Allora, visto che magari poi ci ascolta, dobbiamo anche salutare Vincenzo. Chi è Vincenzo? Di Milano. Vincenzo di Milano, una bella. Sì, certo. No, appunto dicevo, Vincenzo, mi parlavi di Fabrizio, aspetta io un attimo, sai, qui come nella mente di 2000. Tutti, li salutiamo tutti, e io non sapevo neanche che eravate amici. È un tuo collega, praticamente. Sì, esatto, e poi amico, l'ho conosciuto su Facebook prima che andassi via, che cancellassi l'account. Ma di collega, guarda che io i social l'ho sempre schifati, perché non è che mi piacciono. Sono tornato su Instagram e già mi sono preso il nervoso dopo tre mesi per pubblicizzare un art. Ho fatto degli account, senza far nomi, di artisti che hanno la spunta di verificato e che fanno delle cose che sono più una sorta di attrazione che opere d'arte, e c'hanno migliaia e migliaia di follower. Ho trovato invece degli artisti con i profili da 100 follower, che fanno delle cose che sono, cioè, secondo me, meravigliose. Io ho trovato un acquarellista che, con il famoso, non so se tu hai presente il tratto a fil di ferro, come dicono a scuola, no? Che non va fatto il tratto a fil di ferro, cioè quel tratto molto spigoloso, rigido, che sembra quasi robusto, che sembra quasi un fil di ferro arricciolato. Ecco, con un tratto a fil di ferro che di suo impatto visivo è molto forte, era riuscito a fare un ritratto di una delicatezza assoluta.
progetti, che si fa? Che fai? In radio torniamo, te che ricominciamo a lavorare? Ricominciamo a lavorare in teoria dal 18 di maggio. Quindi da quando hanno detto che si dovrebbe riprendere il 18 di maggio. La radio speriamo magari di riprendere a giugno, di fare magari un paio di mesetti prima di agosto, prima magari quest'anno, o magari quest'anno si farà anche agosto. Metto, secondo me come prima non tornerà più nulla, nel senso che, come ti dicevo ieri sera, non... credo che i cicli di questa cosa saranno sempre più brevi, visto tutto quello, il mondo come si muove, tutto. Però è un'occasione appunto per imparare a riadeguarsi, per imparare a prendere delle decisioni più veloci, perché insomma un decreto dobbiamo fare come fa la natura e come fanno gli animali, si adattano in maniera veloce. Esatto, noi li abbiamo anche costretti ad adattarsi in maniera veloce, sempre di più a quello che sono le mancanze e adesso tocca a noi. No, è vero, ma poi guarda che anche loro, per esempio quando arrivo io, qui nel fiume ci sono gli animali, io abito vicino alla campagna, non ho mai visto le acque dei canali chiare, trasparenti. Alla sera sento le rane, c'erano ancora le lire quando sentivo le rane, figurati. No, qui invece ci sono, tu le senti bene, qui gli animali le senti bene, anzi guarda, ti chiudo con una perla, una notte la mia moglie russava talmente tanto forte e noi eravamo a finestra aperte e sentivo i ranocchi che cantavano nel fiume, che io registrai i ranocchi con lei che russava e ci ho fatto una canzone. La musica, ecco, ho fatto una canzone, sì. E quasi la carico ora e la metto su un'arte come... Devi dare i diritti però ai rumori che sentivi, quindi insomma, sì. Devono guadagnare anche loro. Ma io i cosi le do, perché qua tengo tutto pulito, tutto ben benino, quindi i miei diritti ce l'ho. Senti Fabio, bene. Siamo arrivati al limite dell'orario. Perfetto, benissimo. Ti ringrazio, ti saluto. Grazie e spero di risentirti presto e anche spero di tornare presto a fare le cose. Sicuramente. Ok. Grazie, ciao Paolo, un abbraccio, ciao.